Alleluia, alleluia, alleluia. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, quell'espressione di Gesù, un poco e ancora non mi vedrete, si riferisce a che cosa? All'annuncio della sua passione e morte e, in prossimità della solennità dell'ascensione, a questa sottrazione da risorto nella sua corporeità trasfigurata al consorzio dei dodici. Gesù promette l'invio del Paraclito, lo Spirito Santo, il Consolatore, che come celebrazione liturgica, solennità, concluderà il tempo pasquale, ma questa espressione del Maestro ci ricorda anche quel già e non ancora presente nella teologia, nel quale noi, con la nostalgia del paradiso perduto, in realtà aspiriamo e aspettiamo il possesso dei beni eterni. Aspettiamo e speriamo l'integrazione, quali cittadini del cielo, del regno, dove Gesù, con la sua glorificazione, una volta sceso al cielo e siede alla destra del Padre, ci prepara un posto. Se proprio vogliamo utilizzare delle immagini comprensibili, ma che rendono bene quella che sarà la nostra condizione di beatitudine. Dio, chiamandoci alla vita, dispone attraverso i suoi eventi lieti e tristi alla nostra maturazione umana integrale, alla nostra santificazione, che è la crescita spirituale, nel compimento della nostra missione in vista di questo posto che Lui stesso ci ha preparato, come dicevo. Ma il già e il non ancora, che cosa vuol significare ancora? Il fatto che noi, innestati in Cristo, come battezzati, viviamo già questa dimensione, questa realtà di comunione con Lui. Una comunione che però non è piena nella visione beatifica del faccia a faccia, perché siamo ancora nel tempo della prova. Non siamo ancora nella realizzazione, come dicevo, della nostra missione. Militiamo in una valle di lacrime, facendo l'esperienza della crocifissione personale, ma un giorno tutto ci sarà più chiaro, quando, dopo il giudizio, faremo luce sulla nostra vita, ma avremo anche più luce per la comprensione del mistero di Dio, che in questo momento, o fino a questo momento, c'era recondito, c'era misterioso, sia per la nostra limitatezza in quanto uomini, sia per il fatto che lo svelamento di ciò che Dio è, di ciò che Dio fa, avrà il suo compimento a fine o alla fine della prova, ma per il fatto che qui giù ancora ci interpella la fede che con la speranza cesserà nell'aldilà, ma che è condizione essenziale nell'aldiquà per meritare il premio eterno. La fede non è la scienza, non è la prova empirica, ma la fiducia che noi diamo nella sua rivelazione. In questo rapporto fiduciale, che rileva dall'amicizia, naturalmente si realizza per noi anche il merito, la fede teologale, quindi il merito di aver creduto in Lui. Beati coloro che, come Maria, avranno fiducia, crederanno e spereranno nel Signore, fortificati in tutto questo dall'amore che gli vogliamo portare come risposta al suo amore, che prende sempre l'iniziativa.
su ogni cosa e su ciascuno. Siano lodati Gesù e Maria.